Emanuele, veramente, le assicuro, sono spiacente. Ma stasera devo andare da Veronica a giocare. A giocare? Ullalà, è una vera assurdità. Ma faremo una quadriglia e una tombola in famiglia. Un tal gioco è rovinoso e inoltre indecoroso. Io ci vengo i campagnoli, ma per lei è inopportuno. Chi si onora di un blasone? Mi risparmi il suo sermone. Emanuele, le confesso, io cammino col progresso e nessuno mi impedisce, pur se lei non lo gradisce, di giocare senza mistero a scopone, all'uomo nero e persino a 7,5. Provo invero un gran disprezzo per chi gioca con le carte e son certo, almeno in parte, che si sciocca amenità nel futuro sparirà. Non vedremo mai il signore consumare intere ore tutte intorno a un tavolino a giocar bricio ramino. Lei non può certo apprezzare quanto possa elettrizzare, per esempio, averla matta. Sarà sempre soddisfatta. Non conosco, giurerei, una matta più di lei. Sì, ma è molto più evidente quanto lei sia deficiente. Se non tace adesso scatto e davvero faccio il matto. Son distinto, ma anche duro. E picchiandola nel muro come fosse una ramazza, della stanza fa una piazza. Io le rompo la zuppiera sul suo capo fatto a pera. Rodomonta. Carta straccia. Cartomante. Pentolaccia. I dessert sono serviti. Non accetta, sono squisiti. La sua offerta mi indispone. Ma che dice? È il panettone, un prodotto di Alemagna. Ullalà, è una cuccagna. Delizioso, donna Adele. Meno male, Emanuele. I suoi gusti sono squisiti. I signori sono serviti. Panettone Alemagna, in ogni casa, in tutto il mondo. Il panettone Alemagna è squisito, fragrante e di qualità superiore. Offrite per Natale una cassetta Alemagna. Una cassetta Alemagna è l'omaggio più atteso e più gradito. Alemagna, una produzione di alta classe.